ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andiamo a visitare Pisa. Siamo a novembre, oggi è il 4 novembre 2023. Fa caldo, ragazzi, 21 gradi. Buongiorno ragazzi, eccoci qui, siamo a Pisa, leggermente spettinati, c'è un vento pazzesco, questo è il weekend dove in Toscana c'è stata una grossa situazione meteo molto avversa, ha fatto danni, sono esondati diversi fiumi, ma per ora tutto bene, abbiamo passato due giorni tra Firenze, Cecina, Pisa, Livorno. Repubbliche marinare furono 5 durante il Medioevo, godettero di questo potere politico e commerciale grazie ai loro, alla loro indipendenza navale che gli permetteva di dominare le vie commerciali appunto del Mediterraneo, e furono Venezia, Genova, Amalfi, Pisa e per un breve periodo anche Noli. Pisa molto veloce da visitare, il bello è in Piazza dei Miracoli, poi vi consiglio di visitare anche il Lungarno, cioè il castello, ma è molto veloce da visitare, non è come Firenze che magari richiede 2-3 giorni di approfondimento perché le cose da vedere sono tante. Qui c'è questa meravigliosa piazza che adesso vi mostro, imperdibili. Questo è il centro artistico della città, c'è il Duomo e gli altri tre monumenti, tra cui la Torre di Pisa che pende di diversi gradi, e c'è tutto uno studio, un intervento ingegneristico per riuscire a tenerla, a mantenerla con questa pendenza senza rischiare che crolli, ma è stata più volte ristrutturata con diverse tecniche molto che hanno richiesto un impegno pazzesco per riuscire a tenerla in piedi. Patrimonio UNESCO dal 1987, è sicuramente una delle piazze più belle del mondo. Hanno richiesto un intervento molto dettagliato perché il fondo sotto Pisa è paludoso e quindi tende a sprofondare con il peso di questi monumenti nei secoli, e non è facile aggrapparsi e mantenere la torre in piedi. Il nome Piazza dei Miracoli gli fu attribuito da Gabriele D'Annunzio perché nel suo libro, in un suo scritto, la nominò Prato dei Miracoli per la sua bellezza. E poi nell'epoca della turistica moderna ha mantenuto questo nome. La torre rimase chiusa per diversi anni, soprattutto intorno agli anni 70, 80 e 90, si era persa la speranza perché era compromessa la pendenza, non si riusciva a trovare una soluzione ingegneristica che riportasse in sicurezza l'asse della torre. Quindi solo negli anni 90 riuscirono attraverso un progetto molto dispendioso a rifare la base, iniettare una giusta quantità di calcestruzzo e cavi tiranti sotterranei
che riuscirono a riportare in sede ed in sicurezza la torre. Vero e proprio bando internazionale europeo per trovare soluzioni. Spesero 5,5 milioni nell'ultimo restauro, quello attuale, che ha riportato nel 16 giugno del 2001 la torre alla sua comunità. Oggi è visitabile, si può salire al prezzo di 25 euro che comprende la visita al Duomo e la visita alla torre, ed è in sicurezza, finalmente un patrimonio del mondo rimesso in sicurezza grazie a grandi studi ingegneristici. Allora, pensate che su questa base, che è quella dove la torre non pende, ci sono 1000 tonnellate di lingotti di piombo che fanno da contrappeso proprio per la pendenza. È stata ristrutturata una struttura, diciamo, le parti che potevano cedere maggiormente, e in video non si vede, ma quando siete sotto sembra che la torre si muova, praticamente che caschi verso di voi. È incredibile l'effetto ottico. Ok ragazzi, Pisa visitata, non ci resta che salutarvi e ringraziarvi, e ci vediamo ai prossimi video, alle prossime avventure.